Ciao, sono Coco. Sono giapponese, abito a Genova da 8 anni. Oggi faccio colazione un po' speciale. A marzo c'è festa di papà. In Giappone la festa di papà è giugno, e poi sempre meno importante rispetto alla festa di mamma, ma in Italia mi sa che è abbastanza importante. Cosa devi mangiare per la festa di papà? Zeppola! Già. Oggi faccio colazione con zeppola. Poi ho chiesto perché non fai ogni giorno. Ah, ho visto oggi, ho fatto video, dopo ti faccio vedere tutto. Lavoro molto lungo, ho capito perché non vogliono fare. Quindi va bene una volta all'anno. Bello. E poi cappuccino di soia. Latte di soia va bene per berezza. Quindi quando devi mangiare qualcosa non è molto bene, tipo dolce. Se prendi cappuccino di soia, tutto a posto, tutto cancellato. Vedi dietro c'è un po' di spazio, aria vuoto. Questo sai perché c'è? Dopo ti faccio vedere. Aspettato un anno fa ho mangiato 2-3 e poi 11 mesi niente. E poi è arrivato stagione di zeppole, meno male. Prima cappuccino di soia. Poi vado. Molto leggero. Analetto, guarda, itadakimasu. Buono, molto buono.
mi ricordavo buono, era più buono. Leggero, sembra senza calorie. Sciolgo subito dentro la bocca, non come pane, non come niente, molto originale. Zeppola, anche crema. Buonissimo. Posso mangiare anche due, tre. Con cappuccino di soia sta bene. Provi. Vado a mare. Fresca, quindi cambio rumore, cambio gusto e poi torno dove sta andando. Vado. È difficile mangiare. Oggi ho mangiato la zeppola di Bar Giuse in via San Lorenzo, quello più principale di Genova. Poi anche marzo non può mangiare ogni giorno. Sabato domenica è più giorno di festa di papà, festa di San Giovanni, San Giuseppe, quello giorno di papà di Gesù, non mi ricordo, non so quanti giorni, e dopo scrivo tutto, orario di puoi mangiare zeppola, poi se devi venire alle 3-4 devi prenotare, già sparito tutto, e poi non trova più. Continuo a fare video, Giappone, Italia, Genova. Seguimi sempre. Al prossimo video. Ciao!